sempre fare attenzione alle scarpe, Sì, alle infatti a momenti trappole. vado lungo. Ma vi state rendendo conto di che partita abbiamo visto questa sera? Siamo sicuri? Siamo sicuri che... Manca pochissimo e l'Inter si trova in vantaggio per 3 a 2, per Siamo 2 a 3 perché gioca in sicuri trasferta al che è finita? Franchi, secondo me sì, contro la Io non Fiorentina. credo. No, io non credo. Detto questo, siamo qui per riassumere tutto quello che è successo e quindi Ciao ragazzi e ben ritrovati a tutti. lasciatemi piace per supportare i nostri contenuti calcistici e soprattutto non fate caso al mio capello un po' strano e c'è umidità. Iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere sempre le notifiche sul cellulare ogni volta che pubblichiamo qualcosa. Vi ricordo che c'ho un altro canale YouTube di calcio. Oggi è uscito, mi ricordo che è uscito, il prossimo gameplay dell'Atalanta Lazio sul secondo canale. Ci abbiamo anche un terzo canale YouTube Extra Calcio dove stanno per uscire dei contenuti con lui che non potete immaginare. Tutti i canali in descrizione o durante il video compariranno qui. Una Fiorentina strana. Perché c'è da ammetterlo, perché oggi, seppur a tratti l'Inter sembrava dopo il doppio vantaggio poterla gestire e controllare, Sì. ma la Fiorentina a tratti ha fatto la Fiorentina, ha Sì, fatto nel la senso. Fiorentina che ci aspettiamo, una squadra che può essere pericolosa anche contro le big, che può rimettere in piedi delle situazioni e che addirittura può fare delle cose Che però importanti. dobbiamo essere anche onesti, quest'anno non lo è mai stata. Mai. Non è mai stata la No. Fiorentina che ci No, ci aspettavamo. sono anche delle polemiche e siamo qui per parlare anche di quelle, ovviamente, Ovviamente, sì, perché c'è un episodio certo. che a me mi ha lasciato a bocca aperta, devo essere Un onesto. pochino perplessi Sì. ci ha lasciati perché obiettivamente. Ci arriviamo con calma. Sì. Dobbiamo, diciamo, fare il Un riassunto recap. preciso in ordine cronologico. Sì. L'Inter che parte a bomba, Lautaro Martinez che stasera stava in uno stato di forma di quelli pazzeschi e credo che sia abbastanza palese, no? Lo abbiamo visto quando Lautaro Martinez è in palla. È un Non calciatore ce n'è per nessuno. che in realtà anche l'anno scorso è alti e bassi. Però nel momento in cui parte I è bassi magari difficile durano fermarlo. 4-5 partite consecutive, ma Se poi parte, raga, è difficile da fermare veramente a un toro. non è una Quando mia è così. No, confermo impressione, è un dato assolutamente. oggettivo, Oh, assolutamente. se pensi che l'Inter al momento fa 3 gol all'attivo, 2 portano la sua firma diretta e sul primo ci mette Assist. l'assist, che te devo Te dire? porti in vantaggio subito. Che minuto era? 2? 2, 3? 1 minuto e mezzo, 90 secondi. Assist di Lautaro Martinez. Imbucata per Barella, ma là la bravura è di Barella nell'esecuzione perché la fa, Cioè, il piede gli ragazzi. si è storto, cioè praticamente No, ha ma preso d'esterno, perfetto ma per il mandarla lì. piede... Tempi perfetti di inserimento, tempi perfetti nell'esecuzione, quello era un gol scritto. Lì c'è la bravura di un centrocampista che tante volte quest'anno è stato criticato, soprattutto a inizio stagione, che nelle ultime è completamente in ripresa e che sta dimostrando quella che è la sua dimensione. Un Sì, giocatore che segna, un ma è... giocatore che è decisivo, Nicolò Barella. Non è in ripresa solamente Barella, Tutta secondo me. Sì, l'Inter. è in ripresa un pochino tutta l'Inter, perché se tu vai a guardare pure lo score solamente di Barella, cioè all'attivo già 4 gol e 4 assist. E ne ha giocato praticamente bene, ha giocato due o tre partite perché mi ricordo all'inizio i tifosi dell'Inter non dico che non lo potevano vedere, ma l'hanno criticato tantissimo. Esatto, E esattamente. ok, che stai a guardare? No, niente, niente, c'è un calcio d'angolo per la Fiorentina. Però comunque ti dicevo, se Barella c'ha 4 gol e 4 assist al momento già è 3-3. 3-3. Jovic, non ci credo. Non ci Ma credo. te la sentivi? Hai visto il calcio d'angolo? Era calcio d'angolo o Era calcio miracoli? d'angolo. Cioè, vabbè, meglio che non dico niente, ma l'ho detto pure all'inizio del video. Siamo sicuri che è finita? No, eccolo qua. E Incredibile. Non allora finisce mai sta partita. Non finisce mai. Eccolo rientra, io devo cambiare mano. qua, calcio Rientra. d'angolo, rivediamo l'azione perché sponda di testa. Sponda. Mamma, che gol che ha fatto! Questo è Ma qui, Milenkovic, ma no, questo è ma io, gol. questa è una Un giocata gol da pazzesca. La attaccante tocca però un perla. attaccante, No, però un conta difensore, no, la palla poco. era già entrata. No, è La entrata. palla è già entrata. Era indirizzata. Sì, Mkhitaryan prova a salvare sulla linea, ma ormai la palla Sì, ma era... rientra allora in gioco quello che stavo dicendo a inizio video. Una Fiorentina che forse per la prima volta in Serie A nella stagione contro una Big fa la Fiorentina Sì, e forse lo fa. possiamo dire, forse lo possiamo dire. Aspettiamo a dirlo perché sta partita veramente non Secondo finisce mai. un altro! Non finisce mai sta partita. Aspettiamo che fischia l'arbitro. Aspettiamo un attimo perché veramente non finisce più. Aspetta un attimo, diciamo per il Io momento che comunque la Fiorentina
forse la prima volta fa una prestazione convincente, mo, al di là che comunque a, fino all'ultimo secondo è riuscita a riprendere questa partita per capelli. Esce un altro gol. Ma sì, ma va a finire che esce, no, va a finire che esce. Va a finire che esce. Ma guarda che la vince la Fiorentina. Allora, abbiamo detto Barella, poi bello il gol, non mi ricordo l'assist chi l'ha fatto, bello il gol della Lautaro Martinez, porta... Barella è l'assist della Lautaro? No, il secondo gol che fa, il primo della Lautaro Martinez, chi glielo fa l'assist? Non mi ricordo, mi sta chiedendo troppo. Comunque bravo Lautaro Martinez, punta, salta, no non salta mi pare, punta, comunque la mette all'angolino dove sì. Terracciano non può assolutamente nulla. Chi è lì che non ha pensato? Sta Fiorentina completamente in bambola. Che vuole fare? Che vuole fare stasera? Dove vuole andare? E lì torniamo al discorso dell'episodio arbitrale. Perché il calcio di rigore che viene concesso è sacrosanto, ma siamo e rimaniamo perplessi e allibiti da un mancato cartellino rosso. No, ma la cosa si... E io mentre ne parlavo a lui, poi non ci ho pensato, sono andato a riguardare, ma manco giallo gli ha dato. Io ho convinto che almeno giallo. Ma la, la cosa che sorprende è che è stato rivisto al VAR. Ma come fai? Questo è un errore grave, cioè se vieni richiamato dall'arbitro, manco giallo. È impossibile, cioè secondo me è proprio un errore nell'applicazione proprio. Cioè quello era fallo. Ma il rosso, ma il contatto è stato un qualcosa di pazzesco. Brutto, ma brutto, brutto, e brutto. E lì manca, brutto. Secondo me, il cartellino rosso a Di Marco. A Di Marco, sì, sinceramente. E va. Quello è, lo diciamo ovviamente perché siamo sempre onesti, la, intellettualmente. La partita te sarebbe cambiata, perché la Fiorentina si sarebbe riportata con un gol in meno di svantaggio, e ma un uomo in più. Cioè, se già adesso che mancano due minuti, no, ma già avevano 3-3. Sì, ma già avevano svoltato la partita perché certo, il gol l'ha tolto. Certo. Comunque, senza l'uomo in meno, a parità numerica, certezza all'Inter. Assolutamente. L'Inter che ci ha avuto un po' di difficoltà, lo abbiamo visto, ragazzi. L'Inter non è stata perfetta. No, non è stata secondo me perfetta fino al 2-0. Fino a che non ha preso 2-1, ha fatto l'Inter e ha giocato come doveva. D'accordissimo. Però la partita non dura mezz'ora. La partita dura 90 minuti. Nei 90 minuti ha preso, non è stata perfetta. Sicurezza e certezza. Se va, sì. Punteggio di 1-2. Ricordo sempre che al Franchi, 1-2. Vantaggio per l'Inter. Secondo tempo, l'Inter che riprova a macinare. Sì. Ma sta Fiorentina, ragazzi, Igone, che già si era magnato un paio di occasioni nel primo tempo, fa un gol pazzesco. Mamma mia, bellissimo. Bellissimo il gol di Igone. Comunque, Igone, te posso dire una cosa. È Gervinho. È Gervinho sotto mentite spoglie. Sì, Beccantino una volta ogni morte di papà. Sì, no, vabbè, Gervinho era più veloce. No, Gervinho era più forte. No, però io parlo in termini di conclusioni, che faceva 25 tiri tutti completamente fuori dallo specchio, poi gli è capito quel tiro, okay. Ha fatto la stessa cosa, gol pazzesco. Ma Gervinho, c'è stato un periodo che quando la porta la piava spesso e volentieri, sì, ed era devastante, l'abbiamo visto noi. E poi sul punteggio del 2-2 l'Inter che si riporta in vantaggio. Calcio di rigore. Altro calcio di rigore. Che esatto. C'era? Sì, secondo me c'era. Calcio di rigore. Il tocco Terracciano che esce, Lautaro Martinez che salta, si sposta la palla quel tanto, Terracciano che travolge, cioè, c'era scritto, non c'era. No, infatti c'era scritto poi tra l'altro che stavano a vedere se c'era fallo o meno, cioè secondo me proprio no, fallo era netto, fallo era netto. Santo, ma forse era fuori gioco, esatto, forse era fuori gioco che era da controllare. Fatto sta che io pensavo che sul punteggio del 2-3 l'Inter avrebbe gestito e se la sarebbe portata a casa. Ma invece c'è stata un'occasione più grave, un'occasione, ma state visto un calcio d'angolo. Ti punisce, ti punisce una attenzione, attenzione, guarda questi lo fanno. Eccolo, lo fanno. Mkhitaryan, non ci credo. Non ci credo. È impossibile. Non ci credo. Cioè, raga, non finisce più sta partita. C'ho i brividi. Non ci credo. Cioè, è incredibile. È incredibile. Ma partita stupenda. 4-3. 3-4. Ma quella volta che abbiamo fatto, ce l'hanno chiesto, no? Una volta noi abbiamo fatto un Sampdoria-Lazio. Ma quanti gol l'avevamo preso? 3 o 4? L'anno scorso 2 anni fa? No, non mi ricordo. Ce lo ricordate qua sotto nei commenti? Perché qua due gol in live, questi sono spicci. Sì. Ma lui una volta 3 o 4 addirittura gol in live negli ultimi 10 minuti. 4 gol in live. Una cosa del genere, negli ultimi 10 minuti successe una cosa clamorosa. Mamma mia. Fallo? Ma che stai a via fa? Ma non te permette proprio. No. È stato furbo. No. È stato furbo. Mettiamola così. Palla in mezzo, però qua bellissima la trama. Palla in mezzo perfetta. Mamma che... No.
Che no? Ma l'hai visto che errore che ha fatto? Oh, gliel'ha appoggiato in mezzo alla Fiorentina, eh? Non me ne sono accorto. Guarda, guarda, la guarda per spazzare la buttata la tasca di Mkhitaryan! Ma non ha segnato Mkhitaryan! No, ha segnato... Ma non si vedeva! Ma sono in ballo! Non ci credo. Ma sembrava un gol voluto. La degna conclusione della partita del genere, però, eh? Cioè, non poteva finire in una maniera diversa. Sì, però non, secondo me, mamma mia. Era pareggio. Guardando poi al netto di tutto, se quello che è successo superiore. Sì, ma per quello che è successo, poteva finire solo così. Solo così. Io parlo per l'episodio. Aspetta, però, che forse stanno... Non lo so. A me non mi sembrava, raga. Non vorrei a che l'arbitro sta ricontrollando qualcosa, perché sta di fermi, fermi. A me non mi sembrava. Vabbè, giustamente il VAR deve ricontrollare qualcosa. No, no, gioca. È vario. Comunque, ragazzi, è stata una partita clamorosa. L'Inter si porta a casa, questi sono 9 punti. Senti, contro la... No, contro una Fiorentina così viva. No, perché io ti dico, fino a prima di questa partita vince che la Fiorentina, non c'è sta niente strano. Ma contro sta Fiorentina vince così, è no, tanta roba. Io arrivo a dirti un'altra cosa. Cioè, per quanto l'Inter sia ok, è sicuramente una squadra in ripresa, e su questo ormai c'erano ben pochi dubbi. Ma io penso pure che la Fiorentina, sì, ok, non è mai stata in formissima questa stagione, ci ha sempre avuto un sacco di problemi, ma per una volta che gioca bene, perde così, raga, è pure un po' sfortunata, ma obiettivamente, un minimo di sfortuna ce deve essere, perché non può essere che sì, fai, sì, se guardi fai una partita del genere, non riesci manca a fare un pareggio, numerica. No, basta che vai a guardare due episodi, ti manca un cartellino rosso contro per gli avversari, e quel gol che concedi all'ultimo, sì, mezzo fortuito, dai, su, obiettivamente anche un po' sfigata, ma nel frattempo la Fiorentina, eccolo, oddio, ma che ho fatto, ha cercato la palla, da dentro l'area, finisce così, vince l'Inter, fateci sapere la vostra qua sotto nei commenti, la chiudo così.